L'Arezzo pareggia Civita Castellana e guadagna solo un punticino in classifica, restando lontanissimo dalla capolista San Donato. 4-3-3 per Mariotti al ritorno in panchina dopo l'esonero di Sussi. La Flaminia dell'ex Nofri invece gioca con il 4-4-2 con un atteggiamento da subito aggressivo. Garufi, Sarrizzu e Sirbu sono pericoli per l'Arezzo e creano qualche apprensione a Colombo. L'Arezzo però è vivo. Al quarto minuto sul lancio di Pizzutelli, Cutolo ci prova al volo e Sordini si salva in calcio d'angolo. Passano due minuti e Magliocca si ferma per un problema muscolare. Al suo posto deve entrare Ruggeri. L'Arezzo continua a spingere. Al minuto 10 sul cross di Cutolo, Foggia anticipa tutti con la punta del piede ma manca di poco il bersaglio. Passano 120 secondi e tocca a Strambelli che con il sinistro dai 20 metri colpisce l'esterno della rete. La Flaminia fa buona densità in mezzo al campo, l'Arezzo non riesce a creare grandi pericoli. Al minuto 36 sulla punizione di Strambelli, Foggia si allunga e colpisce di testa. Palla sulla traversa, ma l'arbitro aveva fermato tutto per la posizione di offside. All'improvviso, su questo erroraccio in fase di disimpegno di Lomasto, arriva il gol della Flaminia, che riesce a mettere Sirbu a tu per tu con Colombo e l'esterno romeno non sbaglia. 1-0 e gol numero 8 per lui in campionato. Per l'Arezzo la strada si fa in salita. La partita ricomincia senza sostituzioni. Al quarto minuto però Strambelli, per proteggere palla, alza il gomito su Sirbu. L'arbitro comanda il calcio di punizione per la Flaminia e ammonisce il numero 7 dell'Arezzo, che era diffidato. Salterà la prossima partita con l'Uni Pomezia. Questa conclusione di Sirbu al minuto 51 è l'ultimo vero pericolo che crea la Flaminia, che poi si rintana nella sua metà campo per difendersi dalla forcing non troppo incisivo da parte dell'Arezzo. Qua, dopo una bella azione sulla sinistra, Ruggeri serve Foggia al centro dell'area, la palla sorvola la traversa, Foggia vorrebbe il corner, l'arbitro non glielo concede e lo ammonisce per proteste. Per l'ultimo quarto d'ora va dentro anche Persano, l'Arezzo gioca con il 4-2-4 e proprio il nuovo entrato a 10 dalla fine trova il gol del pareggio sul lungo lancio di Van der Velden. Persano si avventa sul pallone, vince il contrasto con Santovito e poi con il destro non dà scampo al portiere. Il gol dell'1-1 quando mancano ancora 10 minuti più recupero da giocare. L'Arezzo prova a spingere, costruisce un paio di situazioni pericolose dentro l'area di rigore, ancora con Persano, con Foggia e con Biondi, ma non riesce a concretizzarle in gol. Finisce così, dopo 4 minuti di recupero, con un pareggino che sposta poco e che lascia l'Arezzo dentro una stagione in cui l'obiettivo diventa solo giocare partita per partita.